Le ricadute sullo spettacolo di questo DPCM? Ah, lascia perdere, guarda, perché se dovessi parlare dopo dicono ma lei perché parla? Primo, non è vero che il teatro è superfluo, specialmente l'opera lirica, il melodramma, che è considerato una cosa che solo diverte, no? Noi non divertiamo così perché siamo giullari, lavoriamo perché ci piace ed è un lavoro il nostro, una professione, e c'è tanta gente a spasso per questo, tanta gente. Lascia perdere i cantanti o gli artisti primari, diciamo, ma alle spalle c'è un mondo, orchestra, coro, macchinisti, sarte, di tutto, elettricisti, quindi è una cosa immensa quello che c'è dietro, è un mondo. L'arte, quindi, può sostenere, ma sostiene, ma questo. Sicuramente la sostiene, perché guardi, ho fatto 3 mesi di pandemia in casa e se non avessi avuto il canto e la musica da ascoltare, qualsiasi tipo di musica, mi sono veramente rilassata e ho capito quanto sia importante, insomma, la cultura è importantissima. Un paese come il nostro, che ha tante belle cose, insomma, da far vedere, bisogna fare anche sentire, perché noi siamo veramente il paese del melodramma, che è un patrimonio strettamente proprio e totalmente made in Italy. L'abbiamo inventato noi nel 600. In Italia c'è il Teatro Olimpico, che è il primo teatro coperto del mondo. So. Insomma, vederlo chiuso. No, è un pianto. Potrebbero organizzarsi e fare delle cose, far fare le cose a chi le sa fare bene. Quindi distanziare il tutto, pochi artisti sul palcoscenico, pochi strumentisti, e magari si danno il cambio e fanno dei turni, ma però tutti devono lavorare con grande coscienza. Purtroppo tutti parlano perché hanno la bocca. Un messaggio a Conte? A Conte? Mi piacerebbe tanto incontrarlo. E cantargliele? No, cantargliele in maniera giusta, insomma, no, non cantargliele, ma spiegare che cosa significa e che cosa si potrebbe fare senza andare contro a tutte queste regole. Non toglieteci però l'arte, perché sennò siamo rovinati. Il paese è rovinato.